bentornati in una nuova puntata di Cucina con Benedetto. Benvenuti a tutti amici di The Minecraft Italian, qui è Dave LeFou che parla e sono in compagnia del mio amico Xerod69. Come sempre detto. Saluto. Ciao. Ah, sono caduto! Fanculo! Che fa già la sua sessione di sub. Siamo in una mappa chiamata l'Isola. The Island. Grande fantasia. Proprio. The Island. Island. E dobbiamo leggere la nostra prima nota. Dove la vedi? Ce l'ho io. No, ma dove vedi il cartello di leggere la prima nota? Non c'è un cartello. Ah, è vero, non c'è un cartello. Quindi, ho sentito, qua c'è una cassa. Vedi, non c'è un cazzo, c'è la mela che è la mia, la torcia mia, frecce. Bastoncini Findus mio. No, via. Bastoncini Findus. Andiamo via. Ero convinto che dovevamo già leggere la nota, invece ma niente. Ma vedi che sei un nabbo proprio. No, dai un bacino al pube. No. Dammi un bacio tu alla protuberanza. Ecco, adesso ci sarà già la nota 1. Piati la roba. Nota 1. Oddio. Leggi cazzo. Download. Allora certo che veramente sei noob. No, me l'ero aperto in precedenza e mo non mi apre l'immagine. Vabbè, questa parte la taglia. Dov'è The Island? Ah, perché ti voglio far sputtanare. The Island. Non c'è The Island. Ma vedi che l'hai cancellato. No. Il mio computer che romba come un malato. Ecco, The Island, Dio cane, The Island. Oh, non si bestemmi. Nota 1. Ti arrampichi sulla spiaggia. Ti trascini sulla spiaggia. Fatto. I tuoi piedi nella sabbia rendono difficile e ti fanno anche barcollare. Fatto. Terra, dolce terra. Fatto. È passato un po' di tempo da quando hai salpato. Fatto. Ti giri e vedi quello che i resti. Anzi, ti giri e vedi i resti della tua barca. Fatto. La tempesta è stata dura. Ti ha colpito duramente. È un miracolo che sei ancora vivo. Puttana. È stata una buona cosa che sei arrivato su quest'isola. Altrimenti potresti essere morto giù negli abissi del mare. Preferivo quelli. Affamato e assetato. No, aspetta. Dammi un bastoncino, Findus. La fame e la sete ti colpiscono duramente. Quando è l'ultima volta che hai mangiato? Mai. Fortunatamente, perdere cognizione del tempo è un effetto comune di incoscienza. Un castello. Magari dovresti scambiare ciò che hai nelle tue tasche con un po' di cibo. E magari chiedere agli abitanti del luogo la prossima nave che lascia l'isola, così puoi tornare a casa. Prendi le cose. Possiamo tornare a Itaca. Le cose che sono washed up, sono con te e vai a dare un'occhiata. Magari torna indietro alla tua nave e prendi le cose che sono rimaste, che abbiamo già preso. E cosa mi hai dato? Quindi, una bella armatura più una bella spada di legno. Bravo, niente, ecco, non sei bravo. Spesnuts. Entriamo in questo castello, apri. Non si apre. Fuck. Non è che c'era tipo qualche leva nella cesta, no? No. C'erano soltanto torce. Magari c'è un'entrata secondaria. No, non c'è un emerito pene. Quello che lo porti. Vogliamo un'occhiata in giro. Magari troviamo qualcosa. Arciere. Come lo chiami tu? Aiuto. Come sei? Cosa c'è? Un fungo blu. Una caverna. Una casa di legno. Non c'entrare. Perché? Magari parte della storia e ancora non dovremmo esserne ammessi.
Ma vaffanculo. Non dice niente. Sicuro? È tutt'acqua. Sicuro? È tutt'acqua, non c'è un cazzo qui dentro. Ma in questa tu dici? No, questa c'è una nota, quindi lasciamo Potter. Ma dove sei? A fare in Coulomb. Porta di ferro. Questa deve essere... Yeah. I see you. No, questa qua a proposito, le regole sono che non possiamo né distruggere niente, né piazzare niente, possiamo distruggere solo ghiaia e i pezzi di ossidiana con... Questa non è qua? Ghiaia, coglione. Sì, è ghiaia. No, è questa... argilla, voglio questa dire, argilla. Non è... Oh, un passaggio segreto. Se ti levi dal cazzo, magari. Una fucking mega libreria. Se sono note non aprire un cazzo. No, non c'è niente. Pesce, freccia, yeah. Altro pesce. E vaffanculo, mi stai fregando tutto. Sei una puttana allora. Ah, fuck you bitch. Possibile che non c'è niente dietro questa libreria? Salte V. Un'altra chest. Una spada, delle torce. Porco di te, stai ruba tutto, eh! Non bestemmiare. Ah, senti, ci parla. Ah, io però ho già l'arco. Ah! E non hai le frecce. Ah. Sì, che ce l'ho le frecce. Quante ne hai? Due? Sì. Io mi metto a dormire. E io me ne vado, ciao. V. Cos'è, perché c'è della razza? Lo so. Vabbè, qua non ci sono note, quindi possiamo levarci dal cazzo. Oddio, i maiali. Ava come lava. Cosa c'è qua dentro? Oddio, dove mi trovo? Qua c'è entrato. No, non la leggi. Aspetta, oddio. Ma io c'ho un bastone. Qualcuno dice che c'è un segreto nella stanza del trono. Devo investigare. Ma... altre frecce. Where you are? Altre torce. Pelle. Ci devo fare con sta pelle? Ci crafti gli oggetti. Ragno! Non so se ci dobbiamo craftare qualcosa. Come è, Pav? Cioè, possibile, cioè dovremmo entrare nel castello per prima cosa e non ci riusciamo. Ma quanto facciamo schifo? Ops. Cosa hai fatto esplodere, Dom? È esploso un creeper. Magari c'è qualche passaggio segreto, vediamo un po'. No. Hai già visto? Qui dentro? Ah, no, invece c'è, testa di minchia, l'ho trovato. Ma dove sei? Al castello, alla torre. Quella... dove c'è sta di scala a chiocciola? Allora, dopo la notte 1, quella torre, ho trovato il passaggio segreto. Cioè, in pratica c'era dell'argilla, no? Aspetta. L'ho cacciato. Ah, sto per morire. No, sono vivo. Ecco, così vedono gli amici a casa. Salta, una leva. Ok, puoi aprire, puoi entrare dalla porta, l'ho aperto. Aspetta, fammi arrivare. Aiuto, fuck. Ok. Io sono rimasto con un cuore, dammi un po' di bastoncini Findus per ricaricarmi. No, ma si può entrare pure da qui, cosa c'è qua? No, non c'è un cazzo. Sono down. Mi dai dei fottuti bastoncini Findus? Fatti trovare all'entrata della torre. Frecce! Dove sei? Ah, sei dentro. Se vieni te li do. Stai fermo lì che sto salendo. Che hai trovato? Un po' di frecce, un diamante. Un orologio e basta. Tanto mi mangio un po' di pesce che ho trovato. C'è il cartello nota 2? No, perché la nota 2 è stata dove ho fatto esplodere il creeper. Dai, ma non mi ha caricato niente, mi mancano due cuori, da due costolette, ma... due cose... Dai!
No. Dai, sto morendo, sono rimasto con mezzo cuore. E dai, scendi. Ma dov'era la nota 2? Almeno la ce lo vuoi 2, dire. La nota 2, ce porto se mi dai. Ho fame, ti mangio. C'è il fungo blu, lo vuoi? Ok, vieni qua. Follow me. Vai, ti seguo. Dove sei? Ok, vai. Dov'era la nota 2? Un attimo. Se sali le scale la vedi. Oh, hai trovato il nostro passaggio segreto. Porca puttana, mi ha salito un ragno. Ok. Ho surclassato uno zombie. Nota 2. Entrando, il castello rivela qualcosa che non va. Gli abitanti mancano e le creature da sotto la terra girano, anzi no, vagano liberamente. Trovi un pezzo di carta per terra, anzi non per terra, sul trono. Lo prendi, aiuto! Lo prendi, aiuto! E legge, e dice: l'isola è caduta, ci stanno attaccando da sottoterra, qualsiasi cosa loro siano. Lo scavo ha disturbato qualcosa sotto di noi, ha causato e ha fatto muovere la terra che ha fatto crollare le nostre miniere. Questa parte non lo so. Garandu, il capo della nostra operazione di minazione, era l'unico a dire di continuare a scavare più in fondo. È per questo che siamo venuti qui. Ah no, è per questo che è venuto qui. Ci deve essere un motivo per tutto questo scavare. Sa qualcosa che non ci ha voluto dire al resto di noi. Se avessi avuto tempo avrei investigato la sua casa, che si trova vicino ai moli del porto, ma è troppo tardi ormai. Molti abitanti sono scappati sulle loro barche, anche se molti hanno perso, anche se quelle cose uscite dalla terra hanno preso le loro anime. Ho paura che non posso scappare. Questo è il mio castello, la mia casa, e devo difenderla con la mia vita. Sto scrivendo così il resto della terra scopre, sa di non scavare troppo a fondo. Dobbiamo avvisarli. Io devo andare, stanno venendo da sopra, stanno venendo dalle scale. Dio, che roba. Vieni tragica. Qui, dove c'è un regalino per te. Qui, dietro. Oddio, dietro. Sento un ender. C'è un cartello. Te l'ho cagato proprio adesso. The cake is a lie. Non mi... Distruggilo, no. Ce l'ho. Non lo, se lo distruggi scompare. No. Che c'era nella chest? Fuck. Pezzo di carta. Un pezzo di carta. Un Enderman. Un Enderman. Non lo guardare, non testa me lo bassa, cago sali. Di striscia diverso. Oddio, questo castello è immenso. Oh fuck. Se non c'è. Chest. Mela, zuppa, spada di pietra. Chest. Un elmo di ferro e tutti i ossi. Criminox. Saliamo. Non c'è più. Creeper! Una spada in ferro. Via. Sono in cima! Una chest! Uno shitload di torce, un'altra spada di legno e un mattone. Beh ragazzi, il primo episodio di questa storia finisce qui. Iscrivetevi a questo canale, inoltre fareste un grande favore. Sì, però cosa? Tu certo che ti stai perdendo certa roba, perché io ho trovato i peggio materiali, stivali in ferro, stivali in cuoio. Non mi interessa. Comunque, come dicevo, ragazzi, iscrivetevi a questo canale e ci fareste un grande favore se vi iscriveste anche a me, David Fu, e anche a Xerud. Metteremo il link in descrizione e anche usciranno le annotazioni qui sul video. Detto questo, rimanete aggiornati sul prossimo episodio. Ciao!
Ciao. Sono riuscito a registrare senza problemi. Fuck yeah!